Bene, diamo il benvenuto. Ringraziamo la dottoressa Caterina Olcese che ci ha da poco illustrato le bellezze del cimitero di Staglieno, delle opere d'arte che ci sono nel cimitero di Staglieno e anche le opere d'arte che nello stesso periodo in cui sono state fatte le belle opere di Staglieno sono state fatte anche per il nostro cimitero. Ecco, chiedo alla dottoressa, che è una studiosa in particolare del cimitero di Staglieno ma anche di tante altre cose che riguardano la nostra chiesa, in particolare devo ricordare che ha studiato a fondo i rapporti fra il marchese Giacomo Spinola, che è uno dei nostri benefattori, uno dei benefattori della nostra chiesa, che hanno permesso alla nostra chiesa di avere la maggior parte delle opere d'arte che racchiude, e le chiedo di illustrarci, di dirci qualcosa sulle opere d'arte che ci sono nel nostro cimitero. Nello contempo invito anche a visitare questa nostra bellezza, questo nostro ulteriore angolo particolare. A lei. Dunque, il cimitero di San Michele rispetto al cimitero di Staglieno è ovviamente una realtà molto più piccola, gode di una straordinaria posizione e quindi già di per sé è un luogo magnifico ed è un luogo però anche di storia di arte, un luogo come lo è Staglieno e come lo sono i cimiteri dell'Ottocento, dove si riflettono le fortune e le storie degli abitanti della città dei vivi, quindi in particolare del borgo di San Michele. Vi troviamo quindi testimonianze significative della vita di alcune grandi famiglie, a partire dagli Spinola, che qui avevano la pagana, e quindi la famiglia di Giacomo Spinola e i suoi discendenti sono sepolti a San Michele, ma poi ci sono anche testimonianze artistiche di pregio relative alla famiglia Figari, una delle più importanti qui a San Michele, che fa realizzare monumenti allo scultore De Barbieri, uno dei professori dell'Accademia Legustica di Genova. Testimonianze del realismo borghese significative sono anche le sculture che ornano una tomba passata di recente di mano assegnata allo scultore Domenico Carli. E poi all'inizio del percorso all'interno del cimitero troviamo anche una piccola architettura, una cappella funeraria dedicata invece alla famiglia Carlevaro, che è un'opera di Enrico Machiavello, uno degli ingegneri più presenti nell'area di Rapallo, l'autore tra l'altro della passeggiata a mare di Rapallo. Quindi diciamo in un piccolo spazio troviamo testimonianze artistiche di storia di una certa rilevanza. Direi che è sufficiente, la ringraziamo dottoressa dell'arricchimento di questa sera, veramente è stato un arricchimento per tanti di noi. Grazie.